Allora, voglio guardare la qualità stasera, sta maraviglia, come già vedete nel video scorso. Questo era solo io che userò questa volta. Ecco qua il Wilkinson. Ecco qua. Vado a caricare una nuova lama. Eccola qui, la croma. Mai usata, quindi non so cosa verrà fuori. E come sapone, pro raso blu. Ecco, così nuovo. Ma non è finita qui. Tasso tassato, che okay? È un pennello che tiene 10 anni, così che non manganta. Quindi andiamo a provare la bontà di questo pennello in tasso. Attenzione, stiamo parlando di un pennello in tasso, quindi già di per sé già stiamo fuori dal solito, cioè, ma sta imbrugliando queste cose, ma magari, cioè, fatemi fare il bluff, cioè, la croma cosa qui riesce a indire la straveta, cioè, ma non va a accendere, eccola qua, allora, sabuffra straverde, Che proprio dici? straverde, come si Ma che dici? allora, c'è una lama che parla come Pelican, è tedesca, è tedesco, sarà tedesco, eccola qua. Vado a caricare il ad armare, perché armare funziona se è imbufrato. Armare è terribile, armare è proprio violenta proprio. Vado ad armare questo. Voglio, allora voglio mostrare un attimino. Ecco qui il gap, ma giù il gap, terribile, ecco qua. Allora, ma lascia qua la faccio, mi aiuto che... Allora, qua già l'orario è tragico, che proprio, cioè, stiamo in notte qua, stiamo lasciando proprio in notte, la vena cosa. Bello, bravo. Allora, parto con un dito. Solo che se parte con un dito. Ecco qua. Mostro. Mostro, mostro perché non mostro perché, cioè, mostro che faccio vedere, non è. Allora. Sugnava cane come sempre, ma oramai siete abituati a mangiarlo, si asciugano con tutta parte, quindi viene ciò chiamata idraulica, muetto. Allora, pennello molto confortevole, nonostante i suoi anni, molto piacevole. Allora, questo è quello che vi dico sempre, dal barbiere, io il pennello del barbiere, cioè non mi facesse mettere, ma ci sia mio fratello, quindi la cosa è diversa, ve l'ho sempre detto, fin quando si tratta di mio fratello, cose varie, il problema non c'è, si mangia il troppo nero, barbiere in faccia, fa un attimo una certa cosa, quindi andiamo a montare, acqua già ce n'è abbastanza, questo sapore. Devo dire, la profumazione è molto piacevole. Dice qui, quanto ho notato, aloe e vitamina E. Vitamina E, cosa? Allora, vediamo. Quindi, se mi dici vitamina E, basta una barbura. Allora, molto bello questo veneno, devo dire la verità, molto piacevole. Allora, passiamo alla rasatura. È inutile che lo sto provando a voi la discattando, già l'ho provata. Allora, è un rasoio molto profondo. Tutto si dice lì e via dicendo, aggressivo, taglia, che se la dipende sempre, geometria, lama,
quindi il fattore della lama qui conta molto. Però a prescindere da questo, ho fatto già una barba molto profonda. Ma che Gioia, ho raggiunto un BBS molto, cioè veramente la faccia liscia tenuta anche il giorno dopo. Quindi voglio dire, pochi soldi spesi bene, il rasoio fa il suo lavoro. Adesso questa lama non la conosco, di conseguenza non so cosa verrà fuori. Partiamo che o cameraman e mio fratello che sta mantenendo un telefono a mano perché non ha portato la lente, quindi c'è tutto un da fare una cosa. Allora parto con la rasatura. Allora, il rasoio è molto intuitivo, quindi cioè, voglio, è chiaro che si facita pigliata una lastra d'acciaio, facita la barba tagliata, si pigliate il lametta ed è una cosa diversa. Quindi qui siamo al pelo e già siamo molto in profondità. La lametta, devo dire, molto piacevole. Ottima, direi. Mi piace veramente tanto. Non le avevo mai provate, ma veramente. Io ovviamente, come dico sempre, è un giudizio, è una cosa molto soggettiva, perché è inutile stare lì a consigliare, a fare, a dire quello che va bene per me non va bene per altri e viceversa. Quindi sul rasoio se n'era parlato tanto male, ah non lo so se è plastica, ah non lo so di che materiale, è un materiale, è un metallo, però a prescindere dalla qualità del materiale e via dicendo, il suo dovere lo fa. Vi ho dimostrato pure che mi ha solo pagato di 1 euro, quindi voglio dire. Secondo me è un rasoio che per chi inizia la rasatura classica può prenderlo tranquillamente e farsi una bella barba. Ma facciamo asciugare i partori e mi dà una bella barba. Nel caso faccio un buon album, è registrato. Cerco di andare piano per non. Non conosce da solo la cacciata, ma già si è fatta una barba, io non voglio passare. Ho usato però, la prima barba ho usato una Timor. Vado un attimo a sciacquare. Allora. Ora passiamo alla prova del 9. Facciamo contro pelo. Ancora non ho aggiunto altro, il sapone è sempre quello. Pennello veramente molto piacevole. Metto un po' d'acqua, giusto un pizzico.
Però sì, va bene, fate una fata nella una parete, sti gesti, non devi dare un gesti. Allora, andiamo al contropelo. Tra qua fa buono cavalletto, perché si era disturbata cosa. Allora, vado al contropelo, cerco di non eccedere troppo con la velocità per evitare inutili. Mi assomiglia, faccio la metto contropelo, che poi pure oggi con tutte queste cose moderne, perché ce l'hai col pelo, cose, no, non tenga il pelo, siamo stati tranquilli, cose, però già fa forza, che sennò l'anima va tutto, una cosa hai contro il pelo, ho casato pure Emilia Romagna, tutto cosa, attenzione, che c'era disturbata cosa, non vuol dire niente. Allora, ho controllato un attimo se è a posto. Perché, come vi ho detto tante volte, però questo, avendo lo stelo lungo, non ha il problema dell'altro che magari tende a svitarsi perché vado facilmente con le dita sopra, quindi. Ma c'è una volta che sono vera. Ci danno un po' di video, ma è marino, dopo esci tranquillo, cosa, pure perché non sto facendo la diretta, di conseguenza, mentre sta carica, mentre sta cosa, ho tempo, quindi non mentite. Ma io guardate che io vedo che mi piace, sì, tu canale, sì, ma guarda qua, straccio. I miei fratelli sono stati in abbraccio di ferro, ma non è. Alla fine lo vedi, applauso a frate, perché l'atterraggio con muraglia nere è un po' di rischio. Mi fa innervosire, perché. Allora, ragazzi, un motivo in più per iscriversi al canale. Senza cavalletto, una mano sola, cioè, fornito, lei nessuno mi fa queste cose. Allora, la barba è fatta. Allora, cosa dire? Ottima lametta, provando anche la seconda, posso dirvi che il rasoio fa il suo dovere egregiamente.
Quindi non è solo questione di lametta, ma ne so io, tutto sommato, per quello di 12 euro qua barra 13 che costa, fa il suo dovere, la lametta otta, il sapone, prato blu piacevole, e il pennello, ovviamente, è l'unica cosa, il pennello con la cattadella, la cattadella, che è bello, sì, gusti. Come finiamo questa barba? Ecco qui, ho portato con me soltanto questo e lo uso con piacere. Clubman Pinaud, whisky e Blackwood. Allora, diamo una breve shakerata. Ma Luca, mo' meglio, che è tardissimo, succede veramente un burdello esagerato. Allora, nonostante le varie strofinate fatte, diciamo che... Allora, Vembroglia, Tveica, ecco qui, anzi là da sempre rimane, che sono qui. Allora, giusto per capirci. Non c'è trucco, non c'è inganno. Io il barbatore lo saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo alla prossima barba, quando sarà buono lo saccio. Voglio, è inutile che abbiamo, ci stare di nuovo la prossima volta, perché niente, non c'è altro, salvo che a bere burmi la cosa, mentre bene a scimmia cosa, troviamo un negozietto, vediamo uno sapone, vediamo una cosa, non credo. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao, aiuto, buon fine settimana. Mandate un attimo il telefono, un attimo di riposo, su voglio una testa in alto. Sì, guardate qua, è finito. I denti sono rimasti bloccati nella parete, tengo il telefono che due. Vabbè, da qui è tutto. Doppia cibarbatura stasera. Ci vediamo alla prossima e niente. Ciao, aiuto, un cibarbatura saluto.